Ciao, sono Kiko di B00 e in questo episodio di Java in 2 minuti spiegherò le inner classes. Le inner classes sono classi contenute in altre classi. Essi possono servire quando per esempio abbiamo bisogno di fare qualche particolare operazione per sfruttare qualche altra classe, per esempio per creare dei comparatori personalizzati, li vedremo nei prossimi episodi. Per dichiarare questa inner class basta scrivere all'interno di una classe esistente public class e il nome della inner class. Per fare un esempio, immaginiamo di avere una classe ordina e che come attributi abbia un array statico. Quindi decidiamo di implementare una sottoclasse chiamata ordinaBubbleSort, scrivendo public class ordinaBubbleSort. Entrambe le classi avranno come costruttore un array contenente degli interi da ordinare, e nella classe ordinaBubbleSort ci sarà un metodo ordina che metterà nel parametro contenente l'array l'array stesso ordinato, in questo caso utilizzando il bubbleSort. Poi potremmo fare un'altra inner class chiamata ordinaSelectionSort con lo stesso metodo di prima. Solo che al posto di eseguire un bubbleSort eseguirà un selectionSort. Per richiamare queste classi basta scrivere il nome della classe punto il nome della inner class. Quindi nel primo esempio, dopo aver creato un array contenente i numeri, andremo a scrivere ordina.ordinaBubbleSort bSort uguale a ordina.newBubbleSort fra parentesi v bSort.ordina. Infine lo stampiamo. Oltre alle inner class possiamo anche implementare classi statiche oppure interfacce, sempre utilizzando la stessa sintassi. Per esempio, potremmo fare un'interfaccia che chiameremo modello ordina, in cui scriveremo solamente la firma del metodo ordina. Anch'essa dovrà essere richiamata scrivendo implements ordina.modelloordina. Se il video ti ha aiutato a capire l'argomento, lascia un mi piace, altrimenti lascia un non mi piace. In ogni caso, puoi sempre commentare per aiutarmi a migliorare i video futuri.